Dunque. Allora, andiamo a prendere questo qua. Oggi stanno facendo sentire. Oh, ci sono delle vibrazioni incredibili. Forse si sente, spero di no. Perché in realtà disturba perfino il microfono, lo percepisce, si apre la comunicazione. A proposito, questi effetti bianchi, questi flash bianchi. Cazzo. Siamo fottuti. Male. Praticamente non so cosa stanno facendo, stanno usando un macchinario che crea una specie di, insomma, un terremoto a bassissima frequenza. Ancora un altro. E quando si sente questa vibrazione praticamente mi apre ancora. Cosa c'è ancora? Comunque questi flash continui, vado delle ricerche, in effetti sembrano tipo quando o vieni visto da un possibile nemico o sei in zona di un possibile nemico o qualcosa del genere, o quando esci dal combattimento, non so. Fatto sta che non è, ha qualche bug, perché non ha senso che quando io ho fatto la prova di streaming per vedere se la luce era giusta e sono venuto in questa zona. Continuo a farlo. E me l'ha fatto decine di volte, senza senso, non c'è niente qua. Quindi deve esserci un bug. In realtà io. E che continua a fare. No, no, qui cosa c'era, scusa. Ma no, no, no. No, no, bug. L'ho fatto veramente decine di volte. Avvicinate. Allora, qui da qualcosa, quindi. Ma che cazzo di vibrazione? Io non so cosa stiano facendo questi qua.
È veramente, insomma, una specie di terremoto. Ma l'ha fatto anche stamattina e anche ieri. Tipo qua, già è abbastanza scuro. Però è tutto ok, no? Ecco, se non entravi lì non era male. Ma... pagina nel diario. Alcuni di noi sono giunti per unirsi a una milizia nella speranza di ottenere una rapida vittoria e molti trofei di guerra. Ma ora siamo perduti e affamati. Siamo nascosti al passaggio di alcuni soldati in marcia, uomini di Eadwin. Presto ci sarà da combattere, che Dio ci aiuti. Allora, vediamo una cosa. Poi una cosa che ho notato... avendo fatto questa cosa si è aperta... perlomeno no, ma questi qui c'erano già prima. E qui siamo appunto potenza 90. Quindi niente, boh, evidentemente ci sono davvero delle zone tipo questa, con il nulla. O anche quella che avevamo detto su a nord. Fatto sta che qui non ha senso starci. Torniamo qua. Abbiamo ancora una, forse due, poi andiamo a fare con Ubba. E ancora con ste cazzo di suono. Questo credo che non si rompa. Sì. Tipo qua, qualche vedi? Vedi una macchia di nero, no? Dovresti vedere abbastanza bene definita la spaccatura nella pietra, no? Vedi che continua a fare ste cazzo di suono. Continua. Non ha senso. Per forza non va. E dico, cioè non è che sono pazzo io. È chiaro che se... è chiaro che se c'è un suono del genere è per qualcosa che vedere col combattimento, no? Se continui a farmelo impazzito, giù nel pozzo, ovunque, vuol dire che... stai semplicemente delirando. Anche la musica che va, eh? Contadini, non so cosa stiano facendo esattamente qua, non si apre. Fammi capire, non ci sono più, cos'erano, linci, cos'è vero? Però la musica continua. Ma quelle luci lì già bastano, no? Quello che ho riguardandomi la live. Aspetta un attimo però, Buckingham. In teoria abbiamo preso... non c'è... eravamo qua, no?
non ci sono le X? Ah, ok, c'era in effetti anche questo, ancora da vedere. Abbiamo fatto il giro largo. Campo di nudisti? Quel dannato Winch, quando chiuderà la sua boccaccia? Lo abbiamo cacciato per un buon motivo. È sempre nudo, è inaccettabile. Scordiamoci di lui. Scusa un attimo, A me sembra lei che parli, ma l'uomo dove cazzo è? Quel dannato Winchell, quando chiuderà la sua boccaccia? Lo abbiamo cacciato per un buon motivo. Questo è un È bug. sempre Questo è un nudo, è bug, ha messo inaccettabile. le Scordiamoci di lui. voci a caso. Guarda, guarda. Queste sono due donne. Quel Amiche, dannato dai. Winchell, quando chiuderà la sua boccaccia? Lo abbiamo C'è la cacciato per un radio. buon motivo. Vedete che È qua c'è un sempre nudo, è inaccettabile. Scordiamoci di lui. decreto contro Winchell. Per decreto dei molti nobili Gran Treblishire, delle Quel centene del dannato Witan e Winchell, dei molti quando chiuderà la Teng sua boccaccia? che Lo abbiamo sovrintendono cacciato allo per un buon stagno di motivo. È Budicca, sempre la nudo, è presenza dell'usurpatore inaccettabile. criminale Scordiamoci di Winchell, lui. l'usurpatore, non è più tollerata. Ad egli è vietato ogni avvicinamento e oltraggio alle Dannato acque Winchell, destinate ai quando chiuderà la sua naturisti. Cioè, qui boccaccia? si parlava di Lo naturisti, abbiamo che in realtà cacciato non li per un abbiamo buon motivo. definiti È sempre nudisti o nudo, è naturisti, ma inaccettabile. è un Scordiamoci di termine lui. moderno, perché in realtà questi è normale che stessero così, cioè è adesso che non è Quel normale. dannato Winchell, quando chiuderà la sua boccaccia? Egli Lo sarà abbiamo allontanato dalla sua cacciato per un roccia con buon la motivo. forza, È ci ha sempre infastiditi a nudo, è sufficienza. Firmati inaccettabile. i lieti Scordiamoci di lui. nobili. Basta, perché sennò ti arriva una Quel freccia in dannato testa, Winchell, no? quando chiuderà la sua boccaccia? Lo abbiamo cacciato per un buon Vabbè, motivo. ma che È siamo venuti qui a sempre nudo, fare? è inaccettabile. Scordiamoci di lui. È sempre nudo, anzi, si lamentano che è sempre nudo. Quindi non sono neanche nudisti questi. Mio Quel dannato Winchell, quando Dio, chiuderà la ma sua che boccaccia? palle. Lo abbiamo cacciato per un buon motivo. È sempre nudo, è inaccettabile. Scordiamoci di lui. Vediamo. Per runa minore, runa minore, runa minore, se potessero fondere insieme, per esempio, non sarebbero male. Due di quelle diventa una media, per dire, no? Ah, è quello qui. Ok, ecco. È sempre nudo, è sempre nudo. Dannato Witcher, è sempre nudo. È sempre nudo. La nudità a tutti i tiranni del pudore. Non siete che dei banali straccivendoli. E adesso conoscerete il nome di Winchell Fiero Nudo. Anche questo rumore qua Che degli avete uccelli che offeso la volano mia a me pelle fa un po' per schifo. sempre. Io vi ho reso Mi ciò che sembra un siete. bel Perché campionamento. sei nudo? Perché la mia irrevocabile assenza di vestitemi dà gioia. Non è nudo. E la mia stessa setta di devoti nudisti mi ha cacciato. Nudisti? Coloro che si spogliano per diletto. Certo, la nostra pelle è sempre al vento, Bei nell'antica capelli. tradizione greca e romana. Ma c'è chi dice che io sia eccessivo. Nudo in preghiera, nei pasti, nei campi, nelle strade e nelle taverne, ovunque. Poiché Gesù ci ama di più al naturale. Ma il gruppo che ho fondato mi ha espulso. Oh, se potessi vendicarmi rubando i loro vestiti e rendendoli nudi per sempre, lo farei. Mi sa che un nudo vestito sia la stessa cosa per questo qui. Vediamo cosa dobbiamo fare. Sarebbero i loro vestiti? Se ce l'hanno indosso. Ah no, quelli non sono i vestiti, ma sono le mutande, non so. Questi? E poi
pare di vestiti, questi sono vestiti. E dobbiamo andare a fuoco? Quella è la cassa dove riponiamo i vestiti. Puoi lasciare anche i tuoi abiti. Questa è cassa? Accogliamo tra noi un giovane spirito vigoroso. Quella è la cassa dove riponiamo i vestiti. Lascia pure i... Ehi! I nostri abiti! Molla, mi agruncolo! Basta così. Dovevo proprio portarla. E ci ho provato, ho detto. Vediamo se. È ritornata là. Ragazza è andata. Sì. Ok, si è resettata. Ma... Quando vedi queste cose dici ok, è un gioco. Giro più largo questo, ma scheggia questa pesantissima cassa di vestiti. Potevo parlare con la donna? Vabbè, tanto avrei fatto questo comunque. Cioè magari potevamo convincere. Sarete nudi per sempre, come voleva Winchell. Sempre addirittura. Nel senso che se c'era la possibilità di fare un'altra scelta, comunque avrei fatto questa. Quindi va bene così. Ora si atterranno ai tuoi principi. Sì! Hai compiuto la mia vendetta! Grandioso! Ora abbracceranno la loro nudità per sempre. Forse può interessarti un compendio dei miei principi. Un breviario che insegna la potente via della nudità. Tutto per te. Abbi cura di te, Winchell Fiero Nudo. Diario di Winchell. Vediamolo questo diario. La saga, questo è il pesce fantasma. Dove cavolo, eh? Questo? Signora, ispirami con la tua sacra virtù e concedimi la forza di perdonare i miei avversari, poiché non mi è facile. Molte lune fa, o altissimo, dissi che mai avresti giudicato indegna una tua creatura. Questo disse a molti nobili del Grandbridge. Godete della sua brezza sulla vostra pelle nuda. Non possiamo abdicare alla vita costruendo muri intorno al nostro corpo. Da quel momento ci siamo spogliati, eppure questi stolti si rivestono per tornare a casa e per partecipare a consigli e assemblee. Persino Alfred dovrà spogliarsi. Egli stesso si unì a noi un giorno, quando si appartò con una serva. Prego di ricevere perdono e consiglio. Dio è grande. Lo so. Ovviamente. Guarda qua. Anello di valore. Sembra un orologio. Sembra un orologio di lusso. Di origine ignota, dovrebbe furtarti un bel guadagno. Da trovare a chi bisogna dare, no? Ok, abbiamo tutte le mappe del tesoro. Cosa che non... Ah, questa. Più 11 di salute. E quanto abbiamo di salute? Pare che in teoria... Vediamo dov'è che è. Attributi. Qua. 120. Però come... Cioè, però... Oh. Resistenza accumulo dei veleni. Aumenta la probabilità di non farti avvelenare. Cosa vuol dire? È una percentuale? Resistenza a attacchi leggeri, per esempio. Riduce... Cioè, per esempio... Riduce i danni da colpi leggeri. Se tu mi dici 121...
Questo, abbiamo 120, praticamente non ci fanno niente. Non lo so come cazzo si legge sta roba. Cioè, se vuoi darmi le statistiche, fammele in modo che siano leggibili, che abbiano un senso intelligibile, se no non ha senso. Perché ripeto, se abbiamo 120, questo riduce 121, mai gli attacchi leggeri ci fanno qualcosa. Vabbè. Ok, poi. Di solito sono riduzioni percentuali, ma questo è comunque lì là. Quindi no, questo qua e poi. Ok. Casa di Valka era quella. Quanto abbiamo adesso, tra l'altro? Inventario, penso che non abbiamo un cavolo. 20. 45 mi sembra. E poi vedi che comunque il flash bianco non so cosa serva. Perché c'è appunto il coso giallo, c'è già quello, non so se magari è un discorso di. Ah, non ci sei. Non si faccia. Ah, che cazzo. Questo mi ha preso. Io faccio questo, ma forse era meglio le asce. La zampa. Cos'è la zampa posteriore? Era il punto dove colpire. Posso rovesciare questo, vediamo cosa. Leggi. Offerta del Norreno. Domani ci batteremo io e mio fratello. Questa faida tra noi è giunta all'apice. Si concluderà con uno di noi ritto sul corpo dell'altro. I nostri figli ne saranno testimoni. Concedimi la vittoria. Odino, e mi dedicherò anima e corpo a rendere mio figlio e mio nipote due grandi guerrieri, degni di sedersi alla tua tavola. 10 per scazzone. Ma che cazzo vuol dire? 10 per scazzone. Piccolo. Torna con l'offerta. Allora siamo noi che dobbiamo trovare questo scazzone. Forse sono dei fiori? Scazzone. Non lo so. Altare di idolo. Ovviamente se guardiamo leggenda, anche così, altare delle offerte. Sono delle mani, sembrava un portale. Ah, non so, Google. Google e diccelo. Faccelo sapere. Lo scazzone. Ah, porco miseria. Ok, appunto qua è una zona enorme senza nulla. Qui non si vedono i confini, mi sembra una stronzata perché guarda che rimane comunque potenza 90 e niente. Che altro c'è? Qui c'era un foglio da seguire, a quanto pare. Ah, qui c'era quello da fare a pugni, qui c'era il famoso tesoro che non si capisce dove cavolo sia. E qua invece si passa di nuovo una zona. Vabbè, ma se capita una volta ogni tanto puoi reggere benissimo, cioè nel senso. Vediamo. Cioè tu segnalano, vediamo. Cioè, è un problema quando inizia ad essere costante, cioè è un problema continuato. Ma se in 25 minuti due volte. Di nuovo. Vediamo. Ti ho detto che magari appunto durante la settimana poteva essere peggio.
Andiamo da Uba adesso, ho divagato già abbastanza. Cioè, ha cambiato colore da qua a qua. Qui era una luce fredda, notturna, qua è diventato colorato. Verso sud-est! Portate gli uomini alle porte di Tamworth! Invaderemo i campi e Burgred piangerà alla vista di ciò che il futuro riserverà a questo regno! Eivor, hai affilato l'ascia? Sono pronto alla battaglia. E al forticare di spade, sì. È bello averti con noi. Combattere al fianco di due leggende è un onore. Vi hanno narrato delle vostre conquiste e oggi ne farò parte. Tesseremo le nostre saghe insieme, filo per filo. Forza, ragazzo. Dallo smidollato che sei ti trasformerò in un vero uomo, forgiato dalla guerra. Posso essere un vero uomo anche senza combattere. Muoviti, forza. Calma, Ivar. La battaglia è altrove. Sì, di certo non c'è battaglia in questo ragazzo. Questo ragazzo è il figlio di Ceolwulf. Perché non è nei suoi alloggi? Il nostro futuro re vuole un erede forte, un guerriero. È tempo che dimostri il suo valore, non trovi? Non sarà mai erede se muore, Ivar. Sa usare la spada? Sono stato addestrato. Ma io non voglio uccidere nessuno. Ma io gioco con le macchinine. Compatrioti. Rilassati, piccolo re. Ora non ti chiameranno più amico. Puoi ringraziare tuo padre per questo. Ivar! E anche le bambole ogni tanto. E se dovesse accadere qualcosa al giovane Virgulto, affronterò la punizione del nostro futuro re. Sceglierà di farti decapitare. Sentito, ragazzo? Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Vogliamo mostrarci che è psicopatico. Guardali, guardali, che cazzo fa. Fino a Tamworth. Dovrai sopportare mio fratello. Come ti dicevo, è più Sigurd che assomiglia a l'Ubba della serie. Ubbe della serie. La senti, Ceolwulf? La puzza della gelosia. Per la nostra bella amicizia, credo. Ciao, Maddy. Cosa ci fa il figlio di Ceolwulf a lei? È una prova della lealtà di Ceolwulf. La protezione di un branco di danesi è l'ideale. L'ideale. Tu e Ivar avete scatenato l'inferno nella contea. Qui non piace neanche a me. Sono con noi. Ma credo che sia collegato a quella della testa. Ti sono devoti e moriranno per difendere. Quanto tempo? Tutto bene? La tua voce, Eivor. Uè, uè. Diverso dagli altri. Hai buon orecchio. Molti non colgono la differenza, ma non tutti i danesi sono danesi. Da dove vieni, se posso chiedere? Da più a nord, da un luogo di nome Fornburg, in Norvegia. Non sapevo che ci fossero terre più a nord. Com'è la gente di lì? Hai mai visto un gregge di pecore che si trascina sul ciglio di uno strapiombo? Ecco com'è, almeno per chi è rimasto. Non avrei saputo dirlo meglio. Comunque sì, avevo già intenzione di togliere quel tatuaggio lì perché non mi piace neanche, non mi piace proprio. È così. È bello sulla testa, ma la provincia di un nuovo re di nome Harald, un giovane, ma già esperto. E non sei in collera per l'esilio a cui vi ha costretti? Lo ero, ora non più. I viaggi in mare hanno spento quel fuoco. A dire il vero, posso dire di ammirare. Detto così non lo so, io ho una Strix e mi trovo bene. E UGA dovrebbe essere una buona marca. A memoria d'uomo e nelle saghe degli scaldi, la Norvegia ha un re, uno solo. È una vera impresa. Davvero notevole. L'Inghilterra è grande metà della Norvegia, eppure abbiamo quattro regni e quattro re. Capisci? Come potrei non ammirarlo?
No, Harald è un uomo degno e con grandi idee. Ora mi è chiaro. Sono di soli 6 anni più giovane e ancora non ho vissuto una battaglia. Non oso pensare alle sue abilità. Quella battaglia è prossima, Ceolbert. Da oggi in avanti potresti fare rapidi progressi. Non credo di avere tanta fretta. Ma ci stanno seguendo in barca? O sono banditi? In verità, Ceolbert, è a mio padre che rivolgo il grosso della mia rabbia. Non a re Harald. Mio padre ha ceduto a Harald il mio diritto di nascita a mia insaputa. Come se fosse un barile di idromele. Non è stato un mero inganno, ma un vero tradimento. E ancora oggi è per me una ferita aperta. Nel bene e nel male, il cuore va sempre alla famiglia. Un buon verso, ragazzo. Se non fossi un principino, ti assolderei come scaldo. Scaldo? Suona quasi come scope, i nostri poeti di corte. È ciò che intendi? Proprio così. Affascinante. L'armonia tra le sono poeti scaldi. È come se fossimo lontani cugini, separati da un oceano di tempo e spazio. Mi piace l'idea, mi piace. Finito di parlare, quindi. Vero che nel frattempo noi mi sembra che serva le razioni. C'erano un sacco di cespuglie vicino al ciglio della strada. Ma dovevo deviare.